Ok, benvenuti a questa Open Day di Ecopsichè, Scuola di Ecopsicologia. Sono Marcella Danon, ci sono qui con me Silvia Mongili di Ecopsichè Sardegna, Carmela Di Carlo di Ecopsichè Sicilia, Luisa Picenni, Angelo Custode, barra segreteria della scuola, Elena Colombo, anche lei green trainer della scuola, Stefania Ginning, tutor della scuola, e tanti, siamo un po' più o meno metà studenti della scuola, molti che stanno già finendo, e alcuni che stanno iniziando, più persone nuove, benvenute per conoscerci un po' più da vicino. Ciao Salvo e Viva, benvenuto anche a te. Allora, il programma di questa oretta abbondante, oretta e mezzo, ciao anche a Yael, Denise, che passeremo insieme, e vi farò vedere un pochino l'album di famiglia della scuola di ecopsicologia, con un minimo proprio di introduzione su che cos'è l'ecopsicologia e chi siamo noi. Ditemi se si vede, Silvia, si vede a schermo intero, ha funzionato la condivisione? No, non è a schermo intero ancora, no? Non ecco. È la presentazione. Dopo l'esperienza con Europe Connect, dove ho fatto tutta la relazione in cui non si vedeva la presentazione, adesso vediamo se la trovo. Adesso ci dovrebbe essere. Perfetto, sì. Ok, benissimo. Allora, questa è Cascina la Fura. Magico luogo che sette anni fa ci ha trovati, perché io cercavo disperatamente un posto nei dintorni adatto per fare gli incontri di ecopsicologia attraverso un passaparola incredibile, amici di amici. Questa cascina ci ha cercati e dopo solo mezz'oretta che ero lì con loro ho deciso che questa sarebbe stata la sede e tuttora lo è. Qua siamo in aprile, quando è nel pieno della fioritura. Franco, apicoltore, scultore, è il custode di questo luogo e Giuditta e Costanza sono le sue figlie e sono coloro che ci accolgono e organizzano anche l'accoglienza. Questo è l'home page della scuola che vedremo tra poco. Il motto è affonda le radici in ciò che sei, quindi vedremo che c'è tutto un focus sulla crescita personale e cambia il mondo con ciò che fai, che non è solo un percorso che rimane teorico per fare le anime belle ancora più belle, ma è un percorso volto proprio a fare sì che ognuno trovi il suo modo di agire, di mettere in atto competenze, capacità, desideri, mission. Quindi l'ecopsicologia, aiuto, c'è la musichina, spero che riuscirò a toglierla tra un po', di fatto è più che l'incontro tra ecologia e psicologia, diventa proprio una chiave. Una chiave per comprendere e affrontare i tempi attuali, e questa definizione sta diventando sempre più attuale, per aiutarci proprio ad affrontare quella che chiamiamo la sfida evolutiva di questi tempi, cioè ritrovare la giusta connessione tra terra e cielo, tra la nostra componente fisica e quella spirituale, tra la realtà ordinaria e la realtà straordinaria. Questa immagine è stata presa al convegno del 2019 in Spagna, vi presenteremo anche la Società Internazionale di Ecopsicologia, a cui aderiscono 24 nazioni, io rappresento l'Italia, e abbiamo avuto 101 partecipanti al convegno del 2019, il convegno del 2021 è stato online, il convegno del 2023, udite udite, sarà in Sardegna, quindi preparatevi. Probabilmente il terzo weekend di settembre. Quindi la mission dell'ecopsicologia è proprio ampliare il nostro sguardo e i nostri sensi per riconoscere che noi siamo parte del pianeta Terra, non siamo solo degli esseri alieni casualmente capitati su questo pianeta verde-azzurro. Siamo parte integrante dei processi evolutivi, il nostro corpo racconta tutta la storia della vita sulla Terra, e la qualità della nostra vita non può prescindere dalla qualità di relazione con l'ambiente. Quindi c'è proprio un problema
da affrontare sul piano psicologico del non aver preso in considerazione tutta la nostra organizzazione dei processi e percorsi educativi, questo nostro senso di appartenenza alla Terra, che lascia comunque un vuoto esistenziale alla base di tutti, di cui non siamo mai neppure chiaramente consapevoli. Sì, questo sta andando veloce, veloce. Quindi questa perdita appunto di contatto con la Terra si traduce in un vuoto esistenziale. Il grosso del lavoro dell'ecopsicologia è proprio anche sul potere personale, proprio è la dimensione psico dell'ecopsicologia, in modo da riconoscere l'ampio margine di libertà e di responsabilità che abbiamo, con l'obiettivo poi di portare ciò che siamo nella vita, di tradurlo in pratica, di trovare il nostro modo di interagire con gli ambienti che ci circondano, di entrare in quella che è proprio un termine molto usato in ecopsicologia, in co-creazione con la vita. Arriviamo, adesso non entro più in dettaglio perché poi questi sono i temi che per chi vorrà, fra due giorni c'è un seminario già, ma questo lo vedremo tra poco, quindi tutta quella che è la teoria dell'ecopsicologia avremo modo di vederla proprio per chi di voi vorrà entrare in uno dei percorsi, un micro o macro percorso. Guardo con voi proprio l'album, molto rapidamente, l'album fotografico. Questa è l'immagine del seminario nel 2004, quando Bruno Gentili, il mio compagno, mi disse: ma perché non proviamo a vivere una settimana all'anno quel tipo di realtà in cui vorremmo vivere tutto l'anno? Perché il nostro sogno è stato ed è tuttora quello di creare un giorno un ashram, un centro studi, un posto in cui si possa a tempo pieno vivere, sperimentare, con una scuola paritaria con cui ne parlavamo con Silvia, con Luisa e con Elena. Cioè, quindi dare vita a progetti costanti nel tempo in cui l'ecopsicologia venga proprio messa in atto, messa in pratica. Quindi qui siamo ad Albusera Bianca, ancora oggi siamo ripassati insieme a Yassin, per chi lo conosce, è uno studente che è venuto a trovarmi oggi, siamo ripassati da Albusera Bianca, dove il conte Gaetano Besana, lo vedete col pullover rosso, ha ristrutturato questo borgo trasformandolo un po' in un agriturismo di charme, splendida location nel cuore del Parco del Curone, che è una delle sedi privilegiate anche delle nostre attività di ecopsicologia. Quindi siamo a 18 anni fa, quando i gruppi ancora erano pochi. Da allora ogni anno c'è stato un seminario, i primi 3 anni siamo stati in Umbria, attività, danze, creatività, movimento, in diretto contatto con gli ambienti naturali. Qui c'è Italo Bertolasi con noi, antropologo, fotografo, che ha portato il bagno di foresta 35 anni fa, molto prima che lo Shinrin Yoku diventasse noto e famoso un po' in tutto il mondo. Abbiamo proseguito con la Sicilia perché la ricerca di luoghi belli ha sempre fatto parte della nostra ricerca. Abbiamo sempre cercato luoghi belli, pappa buona e molto senso dell'humor nella tipologia di attività. La nostra è una metodologia gentile, la chiamiamo una metodologia maieutica, è una metodologia improntata alla gioia di vivere. Qui siamo sull'Appennino, siamo uno dei primi progetti, vedrete poi più avanti quando ve li presenteremo, un percorso di formazione a operatori dei parchi della provincia di Modena che ha culminato con una festa di primavera al Parco dei Sassi di Rocca Malatina, siamo in provincia di Modena. Villa dei Cedri è stato un altro delle sedi qua in Brianza, Merate, della formazione qui prima che la Fura arrivasse a noi. Molti seminari in Umbria, ecco che siamo tornati in Umbria alle Torracce, in provincia di Assisi. Siamo stati a Versasio sui piedi del Resegone. Nel frattempo il gruppo, come vedete, il gruppo cresce. È arrivata anche una grande community, sono arrivate 5 persone dalla Spagna, da cui poi è nata la scuola spagnola. Ancora torniamo al Parco del Curone, una sede molto molto amata, i seminari estivi, i lavori di Watsu insieme a Italo Bertolasi, oltre antropologo e fotografo,
Silvia, lo ricoinvolgeremo, lui sarà molto contento, quindi sicuramente sarà anche al convegno in Sardegna, perché lui è proprio insegnante di Wazu. Chiaramente facendo un lavoro di riconnessione con la natura, la riconnessione con l'elemento acqua, con tutta la sua portata metaforica della connessione con l'elemento emozionale, è molto forte e offre grandissime opportunità. Qui arriviamo al momento in cui nascono proprio le tre sedi, è stato proprio in corrispondenza quando è arrivata anche la Fura, quindi abbiamo iniziato a parlare di Ecopsiche Brianza, Ecopsiche Sardegna, Ecopsiche Sicilia. Quindi dirò qualche parola su Ecopsiche Brianza, poi passerò la parola a Silvia con le immagini sottostanti su Ecopsiche Sardegna e poi a Lilli su Ecopsiche Sicilia. Così a ruota libera proprio di chiacchierata mentre faccio scorrere le immagini. Ecco, qui siamo alla Fura, questo è uno dei gruppi di supervisione. Abbiamo fin dal 2005, io sono supervisor counselor oltre che psicologa, quindi abbiamo organizzato dei gruppi di supervisione per counselor e psicologi che hanno casi da portare, da discutere insieme a colleghi, oltre che fare degli allenamenti privilegiati proprio di come l'ecopsicologia cosa aggiunge nella pratica dialogica della relazione d'aiuto quando è un incontro one to one e non più nel lavoro di gruppo, come invece si focalizza l'ecotuning, l'ecopsicologia applicata. Silvia Mongili, che insegna all'Università di Cagliari, ci porta i corsi di ecoprogettazione e i corsi di ecoformazione, adesso non so se qui ne abbiamo, che sono proprio corsi a livello universitario, declinati però specificatamente in ottica ecopsicologica. A Cascina La Fura lavoriamo in tutte le stagioni e usciamo con tutte le condizioni meteorologiche. Non esiste cattivo tempo, esiste solo una cattiva attrezzatura. Quindi ci attrezziamo come si deve. Quello era l'inverno, qui siamo maggio, siamo a primavera, quindi diversi momenti. Ancora una volta seminario in Toscana. Un saluto al Bruno, splendido, qui in mezzo, cofondatore della scuola di ecopsicologia. Torniamo alla Fura. Come vedete c'è stata proprio una crescita progressiva. Adesso stiamo lavorando ci sono gruppi di più o meno una trentina di persone all'anno. Per questo ci stiamo anche strutturando per arricchire anche la formazione online, per arricchire delle specializzazioni per chi vuole continuare poi la formazione. Questo molto rapidamente alcuni dei progetti concreti, questo è quello che vi dicevo, questa formazione che è stata fatta con gli operatori dei parchi, un progetto con ragazzi delle scuole e 5 associazioni di volontariato che sono state messe in condizione di lavorare coi bambini sia indoor sia outdoor, perché l'ecopsicologia propone pratiche adatte sia al lavoro all'interno, usando la natura come metafora, come occasione di riflessione, di conoscenza di sé, di espressione di sé, sia come lavoro fuori, per creare proprio una relazione io-tu, una relazione dialogica col mondo, che diventa poi a sua volta una palestra per creare una relazione dialogica con noi stessi. Questo è un progetto molto bello realizzato con 3 comuni della provincia di Lecco, con la Libera Università del Bosco e la cooperativa Liberi Sogni. È un percorso in 5 tappe con 5 pannelli, su un percorso di 8 km su Monte di Brianza che accompagna in autonomia sia gli escursionisti che fanno il percorso in solitaria, sia gruppi che scelgono di organizzare questo percorso, a vivere un'esperienza di green mindfulness nel bosco. I progetti realizzati sono stati decine e decine e decine, ne ho proprio scelto qualcuno molto rapidamente. E Silvia, a te la parola su Ecopsica Sardegna e la Factoria. Io poi vado avanti con le slides. Ok, grazie Marce. Sì, io provo un po' a raccontarvi come è nata, come è arrivata Ecopsica in Sardegna più che altro, perché è nata un po' da una scommessa. Dalla mia prima formazione nel 2011 è la scommessa quasi immediata con Marcella: l'ecopsicologia deve arrivare in Sardegna. È stata una mia
idea fin da subito, perché l'innamoramento è stato veloce, e così già dal 2012 siamo riusciti a iniziare a fare i primi esperimenti tutti sardi, con dei progetti che siamo riusciti ad attivare portando l'ecopsicologia insieme al WAZU anche, perché nelle primissime esperienze c'erano sia Marcella e sia Italo, più tanti altri carissimi amici della scuola. Cos'è successo? I primi anni sono stati anni di progetti, poi nel 2015, con la nascita della cooperativa La Factoria, abbiamo proprio dato avvio anche in Sardegna ai corsi veri e propri formativi della scuola, formando anche in Sardegna i primi ecotuner e green coach subito dopo. Quindi c'è stato fin da subito, stavo facendo i conti oggi di quante persone abbiamo formato, e abbiamo 8 persone già formate, e molte di loro sono sia green coach sia ecotuner, 4 che stanno arrivando al traguardo, 5 che hanno iniziato abbastanza di recente il percorso. Quindi i numeri per la nostra piccola isola, che comunque conta 1,5 milioni di abitanti, sono belli, belli forti. I nostri seminari si svolgono, come vedete qui nello sfondo, a Isarenas, tra Pineta e mare, quindi abbiamo i vari elementi, quindi ci spostiamo dal bosco Pineta alla spiaggia, al mare proprio, e con anche l'idea nel prossimo futuro, appena saremo un pochino più liberi, di realizzare anche seminari itineranti. Qui siamo nella spiaggia di Isarenas con la realizzazione di mandala. Qui abbiamo uno dei gruppi di persone, anche perché c'è una cosa molto bella che sta succedendo. Oltre alle persone che si iscrivono proprio alla scuola, abbiamo un continuo affacciarsi di persone nuove che si avvicinano proprio per conoscere l'ecopsicologia. Per cui i nostri seminari esperienziali sono sempre un mescolarsi di studenti della scuola con persone che arrivano e che vengono in qualche modo catturate dal gruppo. Qui siamo sempre a Isarenas, e questi sono alcuni dei progetti ai quali abbiamo dato vita. Questo è stato proprio il primo, quello del 2012. Stavo facendo i conti, festeggiamo i 10 anni di presenza veramente dell'ecopsicologia in terra sarda. Quindi sì, questo era un progetto rivolto a ragazzi, giovani, adulti anche, sottoposti a misure restrittive, provvedimenti giudiziari, ed è stato bellissimo perché abbiamo lavorato in un contesto termale, per chi è sardo, nel contesto delle terme di Fordongianus, facendo attività di ecopsicologia applicata sia in natura, nel bosco anche, sia in acqua calda. È stato qualcosa di molto molto importante per i ragazzi, che hanno potuto vivere questa esperienza in una dimensione residenziale. Queste sono tutte immagini del progetto, del primo progetto, appunto, La Svolta, che bei ricordi. Questo è il nostro mandala umano, con tante con realizzazioni di land art. Questa immagine invece fa riferimento a un progetto realizzato sul Cisiclesiente. Qua abbiamo i nostri cari Roberto e Massimo Gennarta, che ricorderanno tutte queste esperienze all'interno del progetto Dalla Terra e Dalle Mani. Abbiamo realizzato questo bellissimo mandala con studenti della scuola agraria, e con invece alunni della scuola primaria avevamo realizzato in parallelo altre attività, coinvolgendo anche gli adulti. Quindi è anche un po' un muoverci nelle varie zone della Sardegna, sia per far conoscere l'ecopsicologia, ma proprio per far sentire alle persone la bellezza e l'importanza dell'avvicinarsi alla natura in maniera diversa, in maniera più profonda, proprio con un senso forte di riconnessione. E poi con Marcella siamo anche volate, io sono volata, lei no, ovviamente, in Abruzzo,
per portare avanti questo progetto molto, molto coinvolgente anche per noi, rivolto a giovani che vivevano nei paesi colpiti dal terremoto del 6 aprile del 2012, dove abbiamo avuto modo di proporre loro pratiche proprio di riconnessione col territorio, utilizzando metodi di comunicazione efficace. Anche qui abbiamo lavorato in due occasioni. In una proprio abbiamo lavorato su questa dimensione assieme a Marcella sulle pratiche di riconnessione. Abbiamo avuto modo di lavorare anche con Italo Bertolasi e Ginevra Sanguigno, anche con una dimensione più ludica, col Naso Rosso, quindi con un'associazione anche di clown, mettendo insieme tutte le nostre forze. Abbiamo realizzato, ecco, è vero, i primi anni succedevano cose strane, perché oltre a organizzare seminari direttamente in Sardegna, ed è stato bellissimo questo di ecologia del corpo e acqua, dove abbiamo realizzato attività non solo in Sardegna, ma siamo andati anche oltre la Sardegna. Abbiamo realizzato un seminario direttamente qua in Sardegna sulla sacralità delle acque. Abbiamo fatto un lavoro bellissimo con Italo Bertolasi al Pozzo di Santa Cristina, e poi attività in acqua calda in zona Cagliari, andando anche a visitare altre realtà nel Sinis. E poi invece, sempre in quello stesso periodo, riuscimmo ad organizzare anche un seminario a Padova. Quindi la Sardegna ha organizzato anche un seminario direttamente nel Veneto, portando tutta questa dimensione appunto dell'acqua, al quale hanno partecipato persone provenienti un po' da tutta la penisola. Vai. Consapevole, felice e responsabile è un progetto invece di educazione ambientale che ha visto coinvolto un istituto comprensivo. Quindi abbiamo lavorato anche con bambini delle scuole elementari, in questo caso del comune di Sedilo, formando un gruppo di una sorta di junior angels, quindi proprio nell'idea di passare loro un sentimento profondo di impegno proprio da parte loro nella protezione del territorio. Anche questo è stato molto molto interessante, perché abbiamo lavorato sia con i bambini dell'infanzia, sia con i bambini della primaria e sia con i ragazzi poi delle scuole medie. Con alcuni istituti superiori, mi approfitto adesso anche senza entrare nello specifico in questo progetto, stiamo lavorando in questi anni con progetti prima di alternanza scuola-lavoro, ora si chiamano PCTO, ma nella sostanza poco è cambiato, sono percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali. Ed è molto bello, perché portare i ragazzi di 17-18 anni in natura e fare esperienza di connessione profonda con la natura oggi non è scontato, ma è molto molto affascinante. E questo lo posso dire, soprattutto lo scorso anno è stato molto toccante, perché dopo l'ennesimo periodo di lockdown vissuto poi dai ragazzi, in particolare allontanandosi dalla scuola in presenza, rientrare a scuola e poter vivere a cavallo tra i mesi di maggio e giugno esperienze così forti proprio nella pineta di Sarenas è stato molto molto bello, e loro hanno vissuto intensamente quei momenti. Questo è un altro momento indimenticabile, vissuto insieme a Marcella e Bruno, dove abbiamo dato vita ad un laboratorio ampio di Land Art, e in particolare grazie alla magia, perché questo, alla magia di Bruno, abbiamo costruito, realizzato un bellissimo labirinto in un piccolissimo paese della Marmilla, in Sardegna, a Sidis. Questo è stata un'avventura bellissima, che lo stesso ha visto la partecipazione di giovani delle nostre piccole comunità rurali. Correva il 2015. E poi
c'è una, si è creata una bellissima relazione. L'ecopsicologia è arrivata anche nel mondo della formazione teologica, per cui da tanti anni ormai esiste un gruppo molto molto bello che tutti gli anni lavora su alcune dimensioni strettamente legate all'ecopsicologia e che hanno potuto fare grazie al percorso di ecocentering di cui Marcella ci parlerà più avanti, un bellissimo percorso alla scoperta di sé, quindi un processo proprio di crescita personale che li ha portati a scoprire dimensioni più ampie della loro stessa personalità. Chi sono io? Cosa voglio dalla vita? Cosa la vita vuole da me? Sono state e sono ancora oggi le domande alle quali continuiamo a proporre risposte sempre, sempre più ampie. Grazie, grazie mille Silvia. Vi stiamo presentando in dettaglio i progetti in modo da far raccontare ai progetti a cosa serve una formazione in ecopsicologia, in che modo va ad arricchire, completare, stimolare la professionalità preesistente di ognuno, e ognuno poi lo può declinare. Sono così tante le possibili applicazioni che ognuno può trovare il suo modo di declinarlo. In questo arco tra eco e psico, tra chi lavora con le guide di trekking, chi lavora con i giardini, chi lavora con l'ecologia e chi lavora con l'educazione, con la terapia, con la crescita personale, ognuno trova il suo modo di portare quella che è la vision e la mission dell'ecopsicologia nel suo lavoro. Carmela, ti rubo un altro minuto solo, Marce, proprio veloce veloce, perché non abbiamo detto nulla su progetti che stiamo portando avanti ora, in particolare uno che si chiama Sfumature di Terra, Acqua e Cielo, che è completamente incentrato sull'ecopsicologia e che ha dato la possibilità ad alcuni vari nostri ecotuner formati in Sardegna di lavorare all'interno di questi progetti, di questo progetto nello specifico, che vede coinvolto, che vede realizzato un lavoro molto molto importante con alcuni istituti comprensivi. Quindi è bello anche vedere come le persone che si sono formate nella scuola poi possono lavorare concretamente anche mettendo in gioco le competenze acquisite all'interno di progetti che si creano ad hoc. Certo, questa è la nostra massima aspirazione, che diventi un lavoro. E in ambito internazionale proprio il termine ecotuner viene considerato una nuova professione, proprio lo stesso termine che si usa in tutte le nove scuole riconosciute dalla IES. Carmela, Di Carlo, Lilli, Ecopsiche Sicilia, microfono, mi raccomando. Anche Lilli è arrivata nello stesso anno di Silvia dicendo voglio portare l'ecopsicologia in Sicilia. Lilli, hai ancora il microfono spento? Bene, mi sentite? Penso di sì. Sì, proprio. Mi veniva questa connessione con la Sardegna, le due isole iniziano il loro percorso allo stesso momento. Io e Silvia ci siamo ritrovati nel 2011 a iniziare il percorso in Brianza, tutte e due desiderosi di riportarlo poi nella nostra isola, perché in fondo teniamo tanto nell'attivare quelle che sono le iniziative qui da noi. E siamo partiti noi in Sicilia con un gruppo, e proprio questo è il gruppo che nel 2013 nasce come gruppo di formazione, una formazione che è andata a termine. In effetti siamo riusciti proprio a completare tutto il percorso questo gruppo di 8 persone più o meno siamo state. È proprio quello che è stato il primo gruppo qui in Sicilia, che dove alcuni di noi poi ci siamo veramente ritrovate per iniziare poi le attività successive. Ci siamo ritrovate qui con Veronica, con Salvo, con Mina,
Diciamo queste siamo quelle che ancora oggi ci ritroviamo e abbiamo così portato avanti e quindi continuato la nostra esperienza attraverso, ecco qui siamo proprio alle pendici dell'Etna, ecco le nostre sedi sono proprio nella parte sud e nord dell'Etna. C'è una sede a Lingua Glossa dove facciamo tutte le nostre attività e una sede proprio che abbiamo adesso attivato proprio con il primo gruppo nel 2020, che è proprio nella parte sud dell'Etna. L'Etna un po' è la nostra cornice, quella che veramente ci accompagna in tutto il nostro percorso, perché per noi l'Etna rappresenta tanto, rappresenta veramente tutto ciò che è di attivo nella nostra isola. Utilizzo questa parola attiva perché in effetti l'isola è un vulcano dove ci dà tanta energia nella sua proprio connessione nel fare questo, anche delle attività all'interno di quello che è questo territorio. Quindi facilita molto. Io ritengo che ecco, questo contatto con la natura, qui da noi è una natura molto forte, molto ritengo viva, che ci dà questa opportunità di ritrovarci in questa forte energia che viene data proprio dal vulcano. Ecco, qui ci troviamo nel 2019, nella nostra sede di San Gregorio. San Gregorio è la sede dove attualmente io ho lo studio, perché io sono una psicologa psicoterapeuta, e c'è anche tutta la sede anche dell'associazione Calipè. Calipè nasce insieme appunto a Salvo e a Veronica, che portiamo avanti tutte le iniziative che riguardano sia la formazione, e quindi con la collaborazione con la scuola, e sia anche delle iniziative ecco, psicologicamente orientate. Ecco, questo sono proprio delle immagini dove Veronica, che è la nostra guida, che ci accompagna proprio in questi percorsi, qui siamo proprio nella parte delle gole dell'Arcantara, un'altra zona proprio dove c'è tutta una... dove si esplora parecchio un territorio ricco anche di fiumi, anche di cascate, e da qui proprio viene fuori un percorso particolare. Non è soltanto un trekking finalizzato a se stesso, ma è anche qui fare in modo da connettersi anche con la natura e quindi utilizzare, diciamo, anche attivare tutto ciò che poi ognuno di noi ha messo in pratica nella propria formazione. Quindi offriamo un'esperienza particolare, un'esperienza che in fondo è diversa nel camminare semplicemente, ma camminare in connessione con noi stessi, e il cammino diventa, ecco, anche questo saluto che diventa anche il nostro nome, Calipè, è proprio significa proprio centrati, il cammino che porta proprio a questa connessione con dentro di noi. Anche qui sono immagini anche sempre di questo posto particolare. E queste esperienze, diciamo, diventano poi elemento di conoscenza con quelle che sono le persone che man mano si così desiderano un po' stare con noi in queste giornate. E da questo momento poi ci sono proprio degli interessi che possono anche venire fuori, che sono gli interessi che poi sfociano nella formazione, nel continuare un po' ognuno di noi a iniziare un percorso di per quello che poi riguarda una formazione personale e una formazione che riguarda anche la propria professione. Grazie mille, Lillo. Grazie. Bene.
Tra l'altro, una cosa che magari non ricordiamo abbastanza spesso è che iscrivendosi alla formazione di ecopsicologia applicata, dove ci sono 4 seminari base, si possono frequentare i seminari 2 volte, anche in altre sedi. Quindi da non perdere l'opportunità, pur iscrivendosi in Brianza, di poter fare un seminario in Sicilia o in Sardegna, o viceversa, pur essendo in una delle 2 isole, di venire a conoscere la sede di Brianza, proprio come esperienza all'interno della stessa esperienza formativa. Quindi prima di entrare in dettaglio sul programma, vi presento molto rapidamente la Società Internazionale di Ecopsicologia, poi mi fermerò un attimo per vostre domande, quindi chiuderò la presentazione e andrò a vedere sulla chat. Quindi, o se volete magari scrivere domande se avete sulla chat, poi e dopo questo ci sarà la presentazione dei singoli percorsi formativi e delle attività in programma fra poco. La Società Internazionale di Ecopsicologia nasce ufficialmente nel 2006, nasce dall'incontro tra Jorge Conesa Sevilla, ecopsicologo californiano che era venuto a vivere in Svizzera, con col gruppo di ecopsicologi europei, quindi io sono anche una tra le cofondatrici di questa associazione internazionale, e il primo convegno è stato in Valle d'Aosta. Curioso, in Valle d'Aosta, che pure è anche la regione della prima università in cui l'ecopsicologia viene insegnata, perché insieme al professor Barbiero tengo il corso opzionale per studenti della Facoltà di Scienze Tecniche Psicologiche, in ecopsicologia proprio. Quindi il secondo convegno è stato in Valsesia, il terzo convegno è stato in Valtellina e in una progressione molto logica il quarto convegno è stato alle Hawaii, perché nel frattempo Jorge Conesa, che era il presidente all'epoca, si è trasferito lui stesso, è tornato negli Stati Uniti e si è trasferito alle Hawaii. E quindi siamo qua nel monastero dove il Dalai Lama, nel cuore di Big Island, nel cuore di una foresta, viene a fare le sue vacanze. Il programma ha proseguito nel 2015 a Creta, in Uruguay, in Spagna, vedete che anche qua i gruppi stanno crescendo di volta in volta e siamo in attesa del prossimo. Ah, poi c'è stato quello successivo online, per gli eventi che ben sappiamo. In Spagna è stata costruita una cupola, la vedete, una dome proprio all'interno del bosco. E devo dire che è stata un'esperienza notevole. Cioè, per una volta non un convegno in una sala di quelle noiose con la luce al neon, ma eravamo proprio all'interno del bosco. Questi sono i rappresentanti nazionali ed alcuni dei candidati, è un gruppo veramente molto bello, proprio ieri c'era una lanterna verde sono i webinar di incontro con persone, personaggi del mondo dell'ecopsicologia e dintorni, e Marco Aurelio Bilibio, che vedete qua in mezzo con i capelli bianchi, è stato il nostro ospite di ieri. Quindi nel programma di formazione ci sono proprio anche degli incontri fuori programma, nel senso che non sono obbligatori per chi partecipa, ma sono opportunità inestimabili di incontrare altre persone. Questo è il gruppo degli italiani, li conoscete: Silvia, Elena, Bruno, Stefania, che era partecipe al convegno, ed eccoci, e siamo quindi come l'obiettivo proprio. Volendo sintetizzare, e questo invito a crescere dentro, affonda la radice in ciò che sei, per cambiare fuori, cambia il mondo con ciò che fai. E questo è il nostro logo con le 3 sedi. Quindi io interrompo la condivisione per poter vedere la chat, che se no non potevo vedere, e se qualcuno ha delle domande. Se sono delle domande sui programmi, no, aspettate perché li vedremo tra poco. Se sono domande un po' più sulla... Oh, Analia, benvenuta dalla Spagna con la miciona. Sono tantissimi gatti tra chi partecipa ai nostri webinar. Quindi se per caso ci sono domande, se qualcuno vuole prendere la parola, questo può essere un buon momento. Se no, io mi connetto col sito, quindi come arrivo al sito, vediamo se qua funziona.
Funziona? Si vede il sito? Ok. Sì, sì. Si vede. Allora, arrivando sul sito, dopo le, vabbè, le slides con alcuni testi, questo un po' per avvicinarsi, vediamo proprio le finestre principali. Perché l'attività principale, l'attività formativa principale è Eco-Tuning Training, che è la formazione professionale in ecopsicologia applicata, che è un percorso che viene organizzato nelle 9 scuole della IES, International Eco-Psychology Society, su una struttura simile. Ogni scuola poi chiaramente ha il suo taglio, la sua peculiarità. Quindi è un corso che permette di acquisire la qualifica di eco-tuner, dove il tuner è la rotellina della radio, il sintonizzatore, perché l'eco-tuner è un facilitatore della riconnessione con la natura. E abbiamo scelto di tenere in tutte le scuole, anche quelle sudamericane di lingua spagnola, lo stesso termine, in modo proprio da dare forza a questa nuova professione. È un percorso di 350 ore in cui ci sono delle componenti online e delle componenti in presenza. Gli obiettivi sono proprio contatto con la natura, relazioni ecologiche tra persone e con realtà più che umane e espansione di coscienza, quindi aprirsi alla percezione che noi siamo molto di più di ciò che crediamo di essere, che noi siamo terrestri, piedi per terra, testa alta verso il cielo. Quindi c'è una parte più teorica su che cos'è l'eco-tuning, che cos'è l'ecopsicologia. Sul sito trovate molte informazioni, se siete curiosi e volete andare a vedere. A chi è rivolta? Tutti coloro che vogliono poter applicare professionalmente l'ecopsicologia. Quindi o che hanno già una professione di base e la vogliono arricchire, o che vogliono fare l'eco-tuner di lavoro. L'eco-tuner è un conduttore di gruppi in natura e anche in spazi interni, in cui vengono proposte attività di riconnessione, che è una riconnessione allo stesso tempo interna, con le diverse sfaccettature del mio essere, con i diversi livelli del mio essere, ed esterna. Quindi capacità di incontrare l'ambiente naturale non più come cosa, come sfondo, come palcoscenico, ma come una realtà vivente, come un tessuto di connessioni viventi di cui noi siamo parte integrante e parte anche molto attiva. Quindi è importante che noi come specie acquisiamo la consapevolezza dell'impatto che portiamo nel mondo, in modo da poter scegliere consapevolmente di regolarlo coerentemente col resto degli esponenti dell'ecosistema terrestre in cui viviamo. Quindi in questa formazione di 350 ore abbiamo 4 seminari esperienziali, il primo è di un giorno e gli altri sono di 2 giorni. La prossima edizione di Da Ego a Eco, che è quello introduttivo, è tra 2 giorni, quindi è anche possibile iscriversi. Fate click, vi farò vedere poi in home page che c'è anche il link diretto. E il seminario è un seminario di 6 ore, dalle 10 alle 13 e poi dalle 15 alle 18. Che è un seminario, i nostri seminari online non sono solo lezioni di 6 ore, che sarebbe terribile, sono molto interattivi, ci sono molti momenti di scambio, sia in gruppo, sia a piccoli gruppi, sia a coppie, sia di esercizi da fare per conto proprio per poi ritornare allo schermo e condividere, quindi siamo molto attenti. Io ho avuto la fortuna di avere tuttora uno tra i miei migliori amici, Fabio Ballor, una figura molto nota nell'ambito delle nuove pratiche educative, il fondatore, cofondatore di Webinar Pro, autore del libro Webinar Professionali, quindi uno dei primi esperti di webinar in Italia, che mi ha letteralmente iniziata all'arte del tenere webinar e del creare percorsi online. In effetti poi c'è una forte componente online, abbiamo una serie di 7 webinar,
Molte di queste attività vivono anche di vita propria, quindi chi volesse fare un assaggio soft prima di decidere se entrare nella formazione intera può scegliere di iniziare da un singolo elemento della formazione. Abbiamo Elisir di Ecopsicologia, che è una serie di 7 webinar di un'ora, una alla settimana, che sono stati ridisegnati dopo l'esperienza dell'ultimo anno di portare la formazione di ecopsicologia in ambito universitario online. E mi sono accorta, cioè ne è nata una ricetta che si è rivelata funzionale, e allora la ripropongo anche a chi vuole avvicinarsi all'ecopsicologia in un modo molto tranquillo e leggero. Abbiamo ABCDE, che invece è un percorso molto corposo, in 80 lezioni, 70 video, 20 schede di esercitazioni pratiche, quindi questo è stato un percorso, è tuttora un percorso che oltre a essere parte integrante della formazione è gettonato da professionisti che vivono molto lontano all'estero, soprattutto molti italiani all'estero hanno scelto questo percorso, addirittura brasiliani all'estero, abbiamo una delle tutor della scuola che è venuta apposta dal Brasile, prima ha iniziato da questo percorso a distanza, poi è venuta a completare la formazione, perché dà molti strumenti teorici e pratici, quindi questo può essere adatto per chi ha già una sua professionalità, non ha bisogno di imparare l'ABC del condurre il gruppo, non ha bisogno di avere una qualifica professionale, ha già un suo cappello, e allora magari gli basta fare questo percorso qui. Abbiamo poi il nostro fiore all'occhiello, che è Pianeta Io, o Ecocentering, come è stato chiamato negli ultimi anni, che è un vero e proprio percorso di crescita personale in 14 incontri, con un tutor personalizzato. Silvia Mongili è la prima della famiglia che si sta ampliando di tutor di Ecocentering e lo utilizza attivamente nei suoi gruppi di formazione e nelle scuole. È un percorso che accompagna a fare amicizia con se stessi, anche questo vive di vita propria. È un percorso che, con la metafora del pianeta, che è abbastanza vasto e multiforme da poter descrivere la nostra natura individuale. Il percorso viene utilizzato anche nella scuola spagnola, è stato tradotto in spagnolo, nella scuola brasiliana è stato tradotto in portoghese e presto verrà utilizzato nella scuola internazionale che verrà inaugurata in Europa in lingua inglese, con un seminario sull'Etna la prima settimana di ottobre, in inglese però. A queste attività si aggiungono i webinar facoltativi, le lanterne verdi di cui vi dicevo, i webinar dell'Associazione Internazionale di Ecopsicologia, che sono spesso in inglese o in spagnolo, e un momento molto importante nella formazione che sono le supervisioni, i laboratori, in cui i partecipanti stessi si preparano alla presentazione di quello che è il progetto pratico che realizzeranno, usando questo spazio come prove generali, usando i compagni di percorso come amici che sperimentano, in modo da poter dare un feedback amichevole, consigli, suggerimenti, brainstorming creativi, affinché poi ognuno possa realizzare il suo progetto, che verrà realizzato all'esterno della scuola, in un ambito lavorativo, in un ambito amicale, in un ambito come lo si vorrà. Questo progetto viene definito con l'aiuto di un tutor, con l'aiuto dei docenti. Ci sono molti tutor nell'ambito della scuola. Gli aiuti, i sostegni, le guide sono veramente tanti. E a questi laboratori in presenza, in cui vengono proprio portati questi esercizi pratici, per cui ognuno almeno una volta si sperimenta con un esercizio di un'oretta, un'ora e mezza da portare al gruppo, ci sono le supervisioni via webinar, che sono quando vengono presentati i progetti o presentati i libri, perché a ognuno viene richiesta anche la presentazione di un libro, che è una presentazione rigorosamente di mezz'ora e non di più, come allenamento presentare interventi ai convegni. Quindi c'è anche un grosso elemento di allenamento alla comunicazione. Io, oltre che psicologa, sono anche giornalista e mi piace che le persone imparino a comunicare in modo chiaro, scorrevole, accessibile, a seconda anche del pubblico.
Non parlo nello stesso modo se sono davanti a una platea di insegnanti universitari, se sono davanti a studenti universitari, se sono davanti a persone che casualmente hanno visto un annuncio sull'ecopsicologia e si avvicinano per la prima volta. E Stefania Jing, che è la tutor, sarà anche la tutor nel 2022, invece che insegna arte grafica al computer, accompagna a ottimizzare la realizzazione delle slides. Quindi indirettamente è una formazione in ecopsicologia, ma si imparano tantissime cose, anche le lingue, visto che c'è occasione di sentirne e sentire tradurre tante. Le perle di vetro sono seminari opzionali, quindi ci sono a disposizione per chi fa la formazione due seminari a scelta. Alcuni sono è più o meno un giorno di seminario e una perla di vetro. C'è un seminario di mezza giornata, di una giornata, di più giornate. Perle di vetro che vivono anche di vita propria. Ecco, questa è la formazione di EcoTuning che trovate nel primo quadratino. Silvia, mica voglia di presentare tu Green Coaching fuori programma, così riprendo un po' fiato. Te la senti? Allora, sì, se però riesco ad avere io, devo ricollegare tu, devo collegarmi con le cose, perché se le muovi tu non riesco. Allora, aspetta, devo condividere io lo schermo, Marce. Voilà. Devo prima aprirmi la pagina. Nel frattempo magari vedete se ci sono domande, qualcosa, così. Nel frattempo vi racconto che a partire dal progetto di un EcoTuner nel 2015, Daniela Ferdeghini, coach, che ha fatto un percorso di formazione in EcoTuning, il suo progetto finale si chiama, e tra l'altro era proprio da Busera Bianca, ovvero questo pomeriggio, si chiama Green Coaching. Ed è lei, insieme anche a un'altra coach che aveva fatto anche lei la formazione in EcoTuning, che ha tanto spinto, dice, ma perché non facciamo una formazione in Green Coaching? Perché si sposa molto bene il coaching con l'ecopsicologia. Silvia, anche lei con una formazione in Green Coaching e Carmela, Lilli, in qualità di psicoterapeuta, sono entrate anche loro nel team dei docenti. E Silvia è anche tutor che segue attivamente. Poi abbiamo anche Elena Felicita Colombo, che anche lei è una delle tutor. Eccoci. Si vede bene, Marce? Si vede bene, benissimo. Ok, perfetto. Allora, green coaching. Perché green coaching? A parte appunto quello che vi stava raccontando Marcella, questo è stata proprio è stata la scintilla, diciamo, da cui è nata poi questa specializzazione. In realtà poi ne abbiamo parlato più volte e ci siamo rese conto di come una specializzazione in Green Life Coaching fosse per noi molto importante, perché ci aiutava a portare a compimento un po' quel lavoro che noi stavamo già portando avanti con EcoCentering, e io riparto da lì perché ormai sono una fanatica di quel percorso, per aiutare le persone a far emergere le loro potenzialità e valorizzare finalmente i loro talenti. Un po' è questo. Il coach è la persona che ci aiuta a definire gli obiettivi a breve, media, lunga scadenza, ma è la modalità che utilizza poi il coach per lavorare che dal nostro punto di vista doveva essere particolarmente attenzionata. E allora l'idea è proprio quella di vedere come l'ecopsicologia potesse sposarsi bene con questa professione. E da lì sono nati percorsi appunto di green coaching che ci portano oggi a dire come la figura della Green Life Coach sia in realtà una figura che stiamo anche qui valorizzando. E anche qui mi permetto, nel parlare del percorso, di dire anche come questa figura stia entrando lo stesso nel mondo della scuola. Qua lo stiamo facendo. Stasera abbiamo iniziato un laboratorio, non un laboratorio, incontri individuali
di Green Life Coaching in una scuola superiore di Oristano. Alessandro Caddè, uno dei nostri coach, stasera ha fatto, stasera veramente ieri sera, ha fatto i primi incontri con alcuni ragazzi di una quinta superiore. Ok, quindi questo è molto interessante, perché ci dà modo di entrare anche nei meandri della scuola attraverso questa nuova professionalità che era prima sconosciuta, almeno nel nostro mondo scolastico, e che è stata accolta già da alcuni anni, perché abbiamo iniziato a creare i presupposti alcuni anni fa e finalmente da quest'anno riusciamo a lavorarci in senso specifico, facendo sia incontri individuali sia poi il laboratorio proprio sul pianeta Io, che inizierà la settimana prossima. Quindi sono elementi importanti. Il green coaching su quali livelli lavora? Ecco, qua potrete leggere nel sito esattamente che cosa si intende con green coaching, e in particolare i nostri tre livelli di lavoro, che sono sempre il lavoro sulla leadership personale, quindi centering, il lavoro sulle relazioni ecologiche, tuning, e poi il lavoro importantissimo, che è un po' anche quella marcia in più che ci dà il green coaching, sull'apertura al cambiamento, sull'allargare i nostri orizzonti, gli orizzonti dei nostri coachee. E questa è la dimensione del widening. Qui trovate anche la descrizione chiara della chi è il green coach, anche se poi sono definizioni sempre in, dico io, aggiornamento, perché ciascuno di noi poi può personalizzare anche quella figura specifica in base alle sue esperienze. A chi è rivolta la formazione? A professionisti e privati che abbiano già compiuto, che hanno già esperienza nel mondo della crescita personale e che hanno una formazione in ecotuning. Quindi questo è possibile farlo, sia possiamo partire dall'ecotuning per poi decidere di specializzarci in green coaching, oppure contestualmente, come sta facendo per esempio qui in Sardegna Maria, che ci sta seguendo anche adesso, ha deciso di seguire contestualmente la formazione in ecotuning e la specializzazione in green coaching, con la scelta, però la decisione molto importante secondo noi, di dedicarsi in un primo periodo alla formazione specifica in ecotuning, che poi sarà proprio la base di partenza anche per aggiungere in qualche modo quelle competenze specifiche poi del coaching. Professionisti, poi si rivolge a professionisti e a privati, appunto, che abbiano quindi conseguito anche già il titolo di ecotuner. Ok, quindi io da ecotuner, anche a distanza di anni, posso scegliere di diventare, di specializzarmi in green coaching. Questo è importante anche perché in questo sempre, allora, abbiamo il riconoscimento anche qui, naturalmente, della Società Internazionale di Ecopsicologia, e abbiamo anche il riconoscimento internazionale di Association for Coaching, quindi questo è un altro elemento importante. Allora, qui trovate tutta la descrizione, naturalmente, anche relativa all'impegno economico, che è un elemento importante, naturalmente, per chi deve affacciarsi a una formazione, con riduzioni, naturalmente, a seconda del fatto che se io mi sto iscrivendo a un percorso tout court, oppure se vengo già da altre formazioni, sempre appunto legate all'ecopsicologia. Cosa prevede il percorso? Anche qui abbiamo ovviamente una formazione in presenza e una formazione in e-learning. C'è molto, molto interessante tutta la formazione relativa alla palestra di Green Coaching, che è proprio un manuale. È molto interessante da questo punto di vista, perché all'interno troviamo esercizi e attività di coaching e di Green Coaching accompagnati da video, da testi, esercizi
che vanno poi a diventare un po' la nostra cassetta degli attrezzi iniziale, che noi possiamo poi naturalmente andare ad accrescere, ad aumentare in base, in relazione alle nostre poi specificità. Ok, poi delle piattaforme, anche già parlato Marcella, poi sarà lei però a parlare nello specifico, appunto, sempre di fare riferimenti all'Academy, eccetera. Quindi tu, Marcella, su queste cose bloccami, perché hai tu bene la, la cognizione di tutto. Ok, i seminari di Green Coaching abbiamo anche qui compiuto nel tempo delle trasformazioni proprio a partire dai feedback che arrivano dagli stessi allievi, perché per noi il feedback degli allievi è fondamentale. Quindi a partire da quello che noi osserviamo, i feedback che riceviamo, di anno in anno, diciamo così, andiamo ad aggiustare sempre di più, a migliorare quella che è la formazione. In questo momento, per esempio, siamo arrivati a creare un modulo di centering, tuning, widening, di introduzione al green coaching, ma non solo introduzione, aggiungerei, perché anche pratica vera e propria di green coaching in presenza. Quindi ci sono dei moduli, delle parti che è possibile fare online, e poi un modulo molto importante in presenza di 3 giornate. Quello che andremo a realizzare sarà maggio adesso, per esempio. Anche qui abbiamo molto importanti la dimensione di tutoraggio e di supervisione, che qui abbiamo 2 giornate esperienziali di pratica supervisionata, che è un elemento importantissimo per il green coach in formazione, che si appresta poi a lavorare con dei coachee, con esercitazioni di co-coaching, con supervisione e condivisione in gruppo, e poi laboratori via webinar. 4 incontri serali almeno, perché poi se ci sono più laboratori è possibile comunque partecipare online per chi è iscritto alla scuola, per la presentazione delle relazioni, anche qui come nell'eco-tuning, di relazioni sui libri e sui progetti realizzati che ci permettono poi di accedere anche al diploma finale. Poi cosa, Marcia, sì, direi che questa parte è qua, così. Io mi fermerei qua, perché okay, tanto poi uno se lo legge tranquillo. Perfetto. Tutti gli altri dettagli. Perfetto, grazie mille. Grazie mille. Allora, io andrò a presentare molto rapidamente l'Academy e poi a volo d'uccello, ma proprio solo per vedere com'è. Vediamo se riesco ad acchiapparla al volo. Andiamo qui. Aspettate, vado prima rapidamente in modo da. Qui trovate allora EcoTuning Training, specializzazione in Green Coaching, le altre specializzazioni. Quindi chi ha fatto una formazione in EcoTuning poi può scegliere se è psicologo o counselor di fare la specializzazione, come tutte queste competenze le declino in un lavoro one-to-one, se è educatore, come le porto in ambito educativo. Nuovi sciamanesimi è la specializzazione più interessante. Questa non è legata tanto a un'attività professionale quanto a una ricerca personale, è quella che va a esplorare anche gli stati non ordinari di coscienza, le visioni più ampie di chi siamo come esseri umani. Percorso che è stato creato insieme a Bruno Gentili e condotto insieme a lui l'anno scorso, e che quest'anno, ora che Bruno Gentili è immerso nel Nagual, cioè è partito per il grande mistero, verrà condotto da me insieme ad Andrea Borla, che è stato uno degli studenti, è Green Coach, è uno dei partecipanti alla prima edizione di Nuovi Sciamanesimi, che si è sintonizzato perfettamente. E il primo seminario sarà a marzo, Magie Verdi, che sarà un seminario di due giorni introduttivo che vive di vita propria. Se chi di voi non è ancora iscritto alla newsletter dall'home page, adesso vi farò vedere,
potete scegliere di iscrivervi alla newsletter mensile e rimanete così aggiornati su tutte le novità. In arrivo anche una specializzazione di pratiche partecipative condotta da Silvia Mongili, che verrà fatta più avanti, e un'altra specializzazione qui, Elena, se ci sei ti do la parola proprio qualche minuto, proprio freschissima, fresca di stampa. Elena, ci sei? Ci sono. Eccola, a te, ci racconti che cos'è questa nuova specializzazione. Sì, ciao a tutti. Sì, sono veramente molto emozionata e contenta di proporre questo corso, che nasce dalla mia esperienza decennale con lavoro con le donne vittime di violenza e dalle varie formazioni di ecopsicologia. Mettendo insieme questi elementi, ho sviluppato la mia tesi di laurea che ho appunto discusso a luglio. E è un modo nuovo di vedere la violenza sulle donne, quello di cui parlava prima Silvia, questo widening, questa possibilità di ampliare la visione. Mentre prima si vedeva sempre la situazione della violenza come vittima carnefice, quindi la vittima impotente, il carnefice che è quello che viene poi sempre colpevolizzato, cominciare a vedere che questa entrambi sono legati e chiusi in questa gabbia dorata in cui si illudono di vivere il proprio amore, dove invece loro mettono in campo proprio questo gioco che è distruttivo. E da vedere la corresponsabilità di entrambi permette di far riconoscere che entrambi hanno il potere per poter uscire da tutto questo gioco. Perché tante volte si pensa che sono talmente aggrovigliati tra loro che non c'è assolutamente nessuna possibilità. Invece, riconoscendo la responsabilità di ognuno e quindi anche il potere personale, io posso scegliere. Questo è proprio quello che fa la differenza. Utilizzare la violenza quindi come un'occasione di crescita personale. È ispirato naturalmente all'ecopsicologia e anche alla teoria della montagna terapia. Utilizzare proprio teoria e pratica dell'ecopsicologia per aiutare il processo di crescita personale. Grazie mille, Elena. Quindi è proprio il ricreare una rete di relazioni ecologiche, l'andare a sanare le relazioni, non il buono, il cattivo, la vittima, il carnefice, è la relazione, è sulla relazione che è possibile lavorare, e la natura, l'ambiente naturale è per noi una maestra di relazioni. Quindi grazie, grazie mille. Iniziate a intravedere come, in quanti possibili modi si può declinare poi la pratica dell'ecopsicologia e come la scuola cresce anche mano a mano con le competenze delle persone che ci si avvicinano. Quindi, per presentarvi il sito, andando avanti, qui trovate informazioni, qui accedete ai programmi diretti delle tre sedi, qui aprete i libri che sono stati scritti dai formatori. Ma la parte più da tenere sott'occhio è quella sotto, dove ci sono tutte le attività in programma a breve. Vedete che qua si parla dell'Open Day, questo è il seminario che sarà sabato. Un'altra iniziativa che ancora non vi ho presentato, di Ecocentering Pianeta Io, che è un percorso in 14 incontri fatto online. Ci sarà una versione ristretta, un assaggio, in tre webinar, quindi sono 8 ore in tutto, quindi sono 3 webinar di meno di 3 ore l'uno, che permetteranno di sperimentare la prima parte del percorso. E
non sovrapponendosi esattamente al seminario, cioè anche con materiale inedito. Quindi questa, per chi partecipa alla formazione, può essere una perla di vetro, può essere utilizzata come perla di vetro, e quindi può essere o un approfondimento se uno ha già fatto eco-centering, o un'introduzione se uno ancora non lo ha fatto. Abbiamo a febbraio anche un laboratorio di supervisione online, laboratorio che è accessibile non solo agli iscritti alle specializzazioni, ma anche a counselor o psicologi che vogliono fare un momento di supervisione, supervisione certificata, riconosciuta anche da SoCounseling per i counselor. E qui abbiamo Elisir di Ecopsicologia, che è questo percorso in 7 webinar. Poi cliccando dalla foto vedete i dettagli. Vi faccio fare, prima di lasciare a voi per le parole, un assaggio dell'Academy, perché è da un anno che sto lavorando a... Si vede? Ha cambiato la pagina? Perfetto. Che sto lavorando a una piattaforma che semplifichi la frequentazione delle parti online, perché... la scuola è cresciuta un po' come un borgo di montagna, dove prima c'era la casetta, poi è stato fatto il fienile, poi il figlio ha fatto l'altra casettina, quindi eravamo un po' dispersi tra tante piattaforme, e adesso c'è questa che fa un po' da punto di incontro, dove andando su corsi si aprono tutti i corsi, e vi faccio vedere quella che è la formazione, è l'aula di chi fa la formazione di Continuing Training, perché raccoglie tutte le informazioni necessarie, la locandina, la presentazione del percorso, il programma esatto, chi sono i tutor. I tutor sono un elemento molto importante della scuola. Quindi qui vedrete Luisa, Stefania, Pamela Dalisa, che segue anche la Eco Centering, Anna Claudia Leotti, la psicoterapeuta che è venuta dal Brasile, adesso anche lei è una Green Trainer, Gemma Galeati, psicologa e psicoterapeuta che segue i progetti di chi fa la specializzazione in Green Psychology, Stefania Pinna, che è tutor di ABCDE, quindi che segue chi fa la formazione online. Ritorniamo all'home page e vediamo che da qui vado direttamente allo spazio dove c'è ABCDE, allo spazio dove c'è Pianeta Io, alla bibliografia. C'è un'ampia bibliografia di testi consigliati, è da questi testi che è possibile scegliere uno dei testi da presentare in relazione, ma è possibile anche concordare con la tutor un altro testo. E c'è la banca dati di tutti i libri presentati, quindi già che c'è da fare una presentazione di libro, chi fa una relazione, non so se si apre, va bene, non faccio manovre ardite per non perdere. Si vede la... è apparsa? No. C'è l'elenco delle presentazioni e basta. Ok, niente, allora non fa vedere. Quindi aprendo si apre la presentazione delle slides e la relazione. C'è tutti i progetti finali. Quindi guardate quanti progetti, perché ormai sono tantissime le persone che si sono diplomate e ognuno ha fatto il suo progetto e lo ha lasciato qua sul sito. Quindi quando ci si iscrive si entra subito in Academy e uno può iniziare a muoversi in autonomia e girare e farsi è un corso all'interno del corso. Ci sono tutte le registrazioni dei webinar che sono stati realizzati, ci sono tutte le registrazioni delle supervisioni che sono state realizzate, quindi veramente ore e ore di materiale formativo. E ancora poi, aspettate che ritorno, ecco, ritorno all'home page, perché sennò mette l'aula in cui si è stati per ultimi la mette in cima. Tutte le informazioni per concludere, per arrivare al diploma, come fare la relazione sul libro, come fare il progetto finale, un questionario di valutazione. Quando si finisce c'è un club per poter rimanere in contatto con la scuola e avere l'accesso ancora all'Academy e a tutti i webinar e a tutte le iniziative che vengono realizzate online. C'è la possibilità di iscriversi alla IES e di apparire nel registro degli EcoTuner.
C'è la possibilità di iscriversi a CONACREIS, che è l'associazione degli operatori olistici, per chi vuole proprio anche fare delle assicurazioni sulle sue attività. Ecco, quindi questo è l'ultimo gioiello, l'ultima chicca. C'è anche un'altra piattaforma, ma adesso non voglio confondere troppo le acque. Bene, siamo riusciti a rimanere abbastanza nei tempi. Se ci sono domande, qua qualcuno chiede se è possibile partecipare solo al weekend di Novo Shamanesimo. Sì, e Luisa ha già risposto. Sì. Guardate, vi faccio solo vedere da dove iscrivervi alla newsletter. Ritorno al sito. Ritorniamo a Ecopsicologia. Quindi andate in home page, scendete e vedete che qua sotto c'è proprio un bel sì alla newsletter. Dove si aprono i link a tutte le newsletter che sono uscite. Quindi se non volete iscrivervi alla newsletter, andate lì e vedete tutte le novità che sono uscite, ci sono anche sempre degli articoli, e qui ci sono proprio, c'è proprio la... Viene chiesta solo la mail per iscriversi alla newsletter. Arriva una volta al mese. Che altro? Ci sarebbe ancora moltissimo da raccontare, però inizio a essere anche un po' senza fiato. Grazie Silvia per la pausa. Mi fermo un attimo, vediamo magari se c'è qualcuno degli studenti della scuola che ha piacere di portare una testimonianza, che cosa vi ha lasciato il fatto di seguire una formazione, in modo da dare anche una dimensione un po' più concreta a chi ancora lo vive dall'esterno e non riesce a magari a capire come gli può essere utile nella propria professione. Qualcuno di voi se la sente? Perché una delle ricchezze di questo percorso è anche proprio le relazioni personali che si creano, gli scambi, le collaborazioni, i progetti che nascono in co-creazione, le amicizie. O se ci sono domande da parte di chi è qua per la prima volta, magari qualche cosa che non ho toccato, che non abbiamo esplorato. Via qualche minuto per vedere se c'è qualche coraggioso che racconta qualche cosa o che chiede qualche cosa. Io ho lavorato questo sito per anni per cercare di renderlo comprensibile, perché spesso mi dicevano: ah, ma non si capisce. L'avrò cambiato 20 volte. Chiede Meggi, per partecipare ai corsi è richiesto essere laureati in psicologia, sociologia, psicanalisi, eccetera? Vengono attivati con un numero minimo di iscrizione? Quali sono i costi dei corsi? Grazie. Grazie per le domande. No, non è necessario avere nessuna di queste professionalità, perché l'ecotuning è una professione aperta a tutti. Poi è ovvio, chi è psicologo, psicoterapeuta, utilizzerà gli strumenti ricevuti in un certo modo, che chi fa la guida di trekking o l'insegnante di asilo nido non potrà fare e né si azzarderà a fare. D'altra parte, chi è guida di trekking, naturalista, educatore ambientale, riuscirà a fare delle cose che lo psicologo che non ha quelle competenze non si metterà a fare. Quindi ognuno calibrerà le informazioni ricevute, le pratiche allenate sulla sua professionalità. Quindi non è necessario nessun tipo di laurea, è necessario passione, è necessario non pensare che finisco di lavorare e già posso fare di questo il mio lavoro principale, perché comunque una professionalità nuova che va costruita. Le formazioni sono circolari, quindi non c'è un numero minimo di iscrizioni, perché da quando uno si iscrive ha 2 anni a disposizione, ma può entrare a gennaio, febbraio, marzo, aprile. Il momento in cui entra, subito entra in Academy, quindi subito accesso a tutto quel materiale, ai corsi online, e poi mano a mano che c'è il primo seminario, partecipa al primo seminario. Non c'è una conseguenzialità, cioè io posso seguire prima il seminario lei, poi il seminario io tu, poi noi, poi da Ego Eco anche per ultimo, anche se da Ego Eco lo facciamo a gennaio intendendolo un pochino come seminario introduttivo.
I costi dei corsi, guarda, su ogni pagina trovate il suo costo, sono 2.300 euro IVA inclusa per la formazione professionale in ecotuning. Le perle di vetro o i seminari di solito sono attorno ai 100 euro IVA inclusa per un seminario, per un lavoro di 8 ore, per esempio i tre webinar di 3 giovedì su Pianeta Io sono una perla di vetro, sono come una giornata di formazione. Il seminario da Ego Eco è una giornata di formazione. E trovate il link alla piattaforma Jolly, da cui è possibile iscriversi, che rilascia in diretta subito la fattura. Sì, allora, chiede Silvia, l'ecotuner lavora in gruppo e il green coach one to one. Per diventare green coach devi essere ecotuner, sì, esattamente. Quindi o inizi 2 percorsi in parallelo, perché in modo che mentre approfondisci le tue competenze di ecotuning già inizi col lavoro di green coach. Una cosa che non vi abbiamo detto è che ha un approccio molto pratico il green coach, molto concreto, e fin dall'inizio venite affiancati a un altro compagno di viaggio per fare degli incontri di co-coaching. Quindi vi allenate subito, oltre agli allenamenti che vengono fatti in diretta nei seminari e nei laboratori in presenza, farete 10 incontri di co-coaching, 5 con qualcuno, 5 con qualcun altro, sempre seguiti passo passo da una vostra tutor personale che potete sentire prima, dopo l'incontro, con strumenti per raccogliere dati, con occasione di condivisione per capire come crescere grazie magari alle cose che non hanno funzionato in questi incontri sperimentali, diventano le migliori palestre, perché più errori fate, errori tra virgolette, vengono fatti in ambito formativo, più poi quando si diventa operativi, quelle cose lì ormai si è capito come farle. Il progetto finale di Green Coaching è un progetto quindi non di un evento di gruppo come quello di EcoTuning, ma è un progetto one to one, quindi di almeno 5 incontri con un coach che mi sono, con un coachee, con un cliente che mi sono trovata io. Facendo girare la voce, sarà una collaborazione gratuita, la persona con cui lavorerò saprà che io sono in formazione e si presterà, in cambio riceverà un percorso di 5 incontri di coaching, quindi comunque è uno scambio win-win. E il progetto che verrà presentato sarà questo, quindi come si sono svolti questi incontri. È qua che diventa fenomenale avere la banca dei progetti già realizzati da potersi leggere e studiare in autonomia, perché dà idee, perché condivide esperienze altrimenti difficilmente recuperabili. Se c'è ancora qualche domanda, abbiamo ancora tempo. Io ho voluto farvi vedere il sito proprio in modo che possiate orientarvi, andarvelo a vedere, ristudiarvelo tranquillamente anche da soli. Di solito alla fine di ogni pagina c'è la voce investimento e c'è esattamente il costo. C'è una scheda di iscrizione. Quando scegliete di fare un percorso di crescita personale, vi iscrivete, ricevete una bozza di contratto formativo che leggete bene in modo che vi richiarisce tutto quello che fa parte del percorso. E una volta che poi rinviate la bozza firmata, c'è il pagamento della prima rata, iniziate subito. Se volete potete anche richiedere, allora, a chi si è registrato dalla newsletter, il link era sbagliato, chiedo scusa, era un link da dare a colleghi, non da dare a chi doveva rispondere, quindi chi di voi ha chiesto di essere richiamato, io non lo so, non ho ricevuto questa informazione. Ho potuto recuperare il link di chi ci ha scritto, perché mi è arrivato come se i colleghi chiedessero di entrare in quella pagina, ma se volete essere richiamati o se volete un contatto diretto con la segreteria, scrivete a info@ecopsicologia.it, vi risponde Luisa. Se volete potete anche chiedere di avere un contatto con me, mi mandate a Luisa il vostro numero di telefono, quali giorni e orari sono più adatti e verrete richiamati. Perché chiaramente poi è anche possibile,
Il percorso è molto versatile, è molto dinamico, è possibile costruire dei percorsi personalizzati. Chi vuole fare solo una parte online è possibile anche fare una formazione che a questo punto è di aggiornamento professionale, non dà la qualifica di continuer, ma una bella robusta formazione solo con la parte online, quindi con la BCDE, con Pianeta Io, con i webinar e con gli Elisir. C'è anche questa possibilità. Ma in base alle vostre richieste possono essere anche costruiti dei percorsi personalizzati. Non abbiamo citato Ecoformazione, che ogni anno si svolge a giugno, che è tenuto insieme a Silvia Mongili, che è pedagogista, che è proprio per, questo è aperto anche a esterni, quindi è per chi opera o vuole operare nel mondo della formazione ed ha un ABC di quello che può essere veramente di aiuto in una conduzione proprio con obiettivo formativo. L'ecotuner non ha l'obiettivo formativo. Chi si forma in ecotuning è per condurre gruppi, non ha ancora le competenze per condurre un'attività formativa, ma questo seminario permette di integrarle. Luisa vi ha scritto la mail in chat. Marcella, vorrei, se è possibile, aggiungere, anche perché ho visto che ci sono persone dalla Sicilia, per dare orientamenti su che cosa facciamo in Sicilia. Benissimo. Ecco, la Sicilia continua e parte, quindi con affonda le radici in ciò che sei, che è il percorso di crescita personale. Questo percorso si svolge una parte online, come avete già sentito, e una parte in 4 seminari in presenza. Per chi desidera già iniziare fin da adesso il percorso, può iniziare con i percorsi online. Quindi già iscriversi subito a iniziare con i percorsi online e a fine marzo, così inizierà poi con il percorso, col primo seminario che si terrà qui da noi ed è da Ego Eco. Quindi, ecco, so che alcuni sono interessati a proprio a questa prima parte, a fondo alle radici in ciò che sei, quindi chi vuole incominciare subito può proprio partire già con questo. E può anche partire con il seminario da Ego a Eco online, che è quello di giorno 22, che partirà proprio online, e quindi chi vuole frequentare già il seminario poi lo potrà fare anche in presenza a fine marzo qui da noi e quindi in Sicilia, in provincia quindi di Catania. Ecco, era una precisazione importante per orientare ancora di più su quello che in fondo partiamo, su dove partiamo noi. Grazie. Perfetto, grazie Lille. Sì, il fatto di partecipando ad Ego Eco online ci si può poi iscrivere a tutto il percorso in Sicilia e la quota viene detratta completamente, o è possibile partecipare a metà prezzo al seminario che verrà fatto invece in presenza. In Sardegna invece sarà da marzo o maggio, che c'è tutto un nutrito programma di attività. Proprio sul sito, nella parte centrale, vedete che c'è Brianza, Sardegna, Sicilia, fate clic lì, vi si apre proprio la pagina con tutto il programma dedicato di ognuna delle 3 regioni. Eventualmente, sempre scrivendo a Luisa, potete chiedere invece di avere un incontro, una telefonata, con Silvia Mongili o con Carmela Di Carlo, quindi a seconda della regione in cui vi trovate, quindi delle informazioni più dettagliate che volete. Bene, grazie, che bello. Grazie Silvia. Qualcuno che mi dice che il sito è ben spiegato, allora vuol dire che ce l'ha fatta, fino di modificarlo, cambiarlo. Abbiamo trovato una formula. Gloria. Bene, noi siamo arrivati giusto nel tempo che ci eravamo dati, questa ora e mezza che è la durata di solito di questi seminari introduttivi. Se non ci sono altre domande, ma tanto avete visto come contattare la segreteria della scuola per avere ogni informazione ulteriormente necessaria, io ringrazio tantissimo Silvia, Carmela, Luisa, Stefania, Elena per la partecipazione.
ringrazio tutti voi, gli studenti che già seguono, i nuovi che hanno voluto affacciarsi, cercare di capire chi siamo e che cosa facciamo. Grazie per essere stati qui con noi. Metteremo la registrazione online domani, a questo punto la metterò sul sito come è stato chiesto, quindi se la volete rivedere dei punti, se volete girare il link a qualcun altro, siete benvenuti, anzi grazie, ci fate un piacere. Quindi con tutto il cuore, perché questa è una scuola in cui c'è molto cuore, abbiamo trovato una strada che ha un cuore per noi che ci siamo qua dentro, che ci stiamo lavorando, e con l'invito che possa diventare anche per voi una strada che ha un cuore. Quindi buonissima serata, buonissima notte e spero arrivederci. Ciao Cristina, adesso ti ho vista. Ciao, sì. Ciao. Arrivederci a tutti. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ciao.